È interessante, scusa, la domanda, perché è come se le rabbie giustificate dai padri ricadessero distorte sui figli. Può capitare in quell'epoca lì, poi ancora più presa dalle guerre. Prego, Giorgio. Sì, sono anch'io d'accordo un po' con la tua risposta, diciamo con la tua sensazione. La scelta già in sceneggiatura c'era questa dimensione di un padre che manca, ovviamente, e quindi di un figlio che, quando succede questa vicenda, eccetera, brucia le lettere. Perché comunque è tradito per la seconda volta, cioè rispetto all'aspettativa di una famiglia. E da quel punto di vista, così come un po' in tutto il film, c'è questo meccanismo di qualcosa che purtroppo interrompe il bene e semina, tra virgolette, male. In questo, così come Lugo reagisce in modo anche spropositato per comunque recuperare i suoi figli, per ritrovare un suo percorso di possibilità di vita assieme ai suoi figli, eccetera. Altrettanto la reazione anche di questo ragazzino è una reazione istintiva, violenta, passionale, no? Che diventa forte perché ha subito un grande male. Quindi il film spesso ci racconta come nell'ambito delle dinamiche in cui si creano delle ingiustizie, si semina male, questo male a catena con più o meno intensità ritorna, no? E questa era un po' anche la traccia generale del romanzo, dico, facendo percorsi diversi, però il discorso della catena del male, e questa è una responsabilità che sia come singoli, ma soprattutto come società dovremmo tenere ben presente. Cioè tutte le volte che agiamo nei confronti o che la società agisce in modo discriminatorio e creando problematiche, costruisce qualcosa che probabilmente avrà un seguente stadio di difficoltà e magari di violenza, ecco. Quindi Antonio è vero, è un po' così, però a mio avviso è comunque uno che aveva creduto di trovare una compensazione a un padre che nella vita non aveva mai avuto, aveva sognato, aveva desiderato. Voleva andare al cinema con lui, cioè aveva sperato. Nel momento in cui questa speranza gli viene tolta e anzi sente origliando dalla porta che questa qui è una persona pericolosa, da un lato vuol difendere la madre, dall'altro è fortemente incazzato, cioè lui vuole, cioè, ha dentro una rabbia, ecco, quella cosa lì esprime un po' quella rabbia, almeno l'intenzione è quella. La domanda è interessante perché è una piega del racconto e soprattutto è qualcosa di molto realistico, indipendentemente dalla Svizzera, dalla Germania, da quei tempi altri, perché tu parli di conseguenze, di apertura di ferite e quindi di reazione in un certo modo, specie da parte della generazione successiva a quello che gli è stato tolto, e quindi anche una rabbia forse cieca di frustrazione. Quindi su tutte cose che in letteratura e in cinema abbiamo visto, ma quando le si rivedono, insomma, hanno sempre la loro importanza.